Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica, questa sera nuovamente da remoto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo. Massima attenzione anche a quelle che sono le normative anticontagio e dunque sì informazione, ma con la dovuta sicurezza. Questa sera si va a trattare un tema particolare, il tema legato alla situazione all'interno delle carceri, perché abbiamo con noi in collegamento Carmine Olanda, segretario generale del SIP, appunto il sindacato della Polizia Penitenziaria. Dottor Olanda, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per averci invitato in questa trasmissione e ne siamo onorati. Ecco, partendo da un'analisi come sempre generale, come avviene all'inizio al tavolo, volevo chiederle che cos'è il SIPE? Allora, il SIP è un'organizzazione sindacale senza scopo di lucro. È nato l'1 maggio 2013 e il fondatore è il nostro presidente Alessandro De Pasquale. Il nostro obiettivo principale è quello di tutelare i colleghi, cioè gli agenti di polizia penitenziaria. Purtroppo viviamo in situazioni di emergenza, abbiamo una carenza di personale impressionante, quindi alcune volte vengono mancati i diritti dei poliziotti. Noi siamo qui apposta, quindi a difesa dei poliziotti penitenziari. Entrando proprio nel merito dell'argomento, come va ad operare il vostro sindacato? Il nostro sindacato opera a livello nazionale. Noi come organizzazione sindacale siamo presenti in tutti gli istituti penitenziari. Attualmente siamo affiliati a una grande organizzazione sindacale che è il SINAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che è la seconda organizzazione sindacale a livello nazionale, tra l'altro, quindi un sindacato importante. Come ho detto prima, siamo presenti in tutti gli istituti penitenziari e quindi operiamo a difesa dei lavoratori della Polizia Penitenziaria. Dottor Olanda, di preciso, qual è il suo ruolo come segretario generale? Ma noi come sindacato siamo strutturati, sì, io ho il ruolo di segretario generale di polizia, del sindacato SIPPE, ma in realtà noi siamo una grande squadra, una grande famiglia, quindi non c'è una gerarchia dove noi tassativamente diciamo che ci atteniamo. Noi siamo una squadra, lavoriamo in squadra e facciamo l'unione fa la forza, quindi laddove c'è di intervenire noi interveniamo come una squadra, non come un singolo elemento. Quindi le politiche noi non ci appartengono, ce l'abbiamo ma per formalità, ma di fatto siamo una grande squadra. Ecco, trovandoci all'interno di una televisione campana come Teleprima, volevo chiedere qual è la situazione all'interno degli istituti penitenziari della Regione Campania? Allora, dai dati che abbiamo ricevuto recentemente dal nostro dirigente Michele Vergale, noi dobbiamo dire che in Campania sono presenti 15 istituti penitenziari. Sono divisi in 4 in provincia di Avellino, una in provincia di Benevento, 4 sono in provincia di Caserta, 3 sono in provincia di Napoli e 3 si trovano in provincia di Salerno. Nella regione Campania, attualmente al 31 gennaio 2021 sono distretti in tutta la regione, quindi nei 15 istituti, 6.417 detenuti, di cui 859 sono stranieri e 322 sono donne. Attualmente diciamo che il sovraffollamento nella regione Campania, come tra l'altro a livello nazionale, è molto contenuto. Diciamo che nella regione Campania attualmente ci sono 365 detenuti in più in tutta la regione, quindi va da sé che insomma il sovraffollamento è molto contenuto. Invece quello che ci preoccupa maggiormente è diciamo, la carenza di personale che ogni anno aumenta sempre di più, sia a livello regionale che giustamente a livello nazionale. Attualmente i poliziotti presenti nei 190 istituti penitenziari che operano sono 36.939, a fronte di una forza di 41.202 unità.
Quindi abbiamo una carenza di personale che ammonta a 4.263 unità in tutta Italia. E questo dato purtroppo è in continua crescita perché per effetto dei pensionamenti. Quindi ogni anno ci sono pensionamenti, i corsi di arruolamento sono minori rispetto all'uscita, quindi l'entrata è minore rispetto all'uscita e quindi questo numero tende a salire. Giustamente questo è il numero che riguarda a livello nazionale. Ecco, quali possono essere sul punto le possibili misure per ovviare a questo problema? Allora, giustamente bandieri bandi di concorso, parli di arruolamenti, ma arruolamenti non che trattano di 800-900 unità, qui ci vogliono arruolamenti incisivi. Qui devono fare bandi di concorso di 1.500-2.000 unità, perché di questo si tratta, perché se noi continuiamo a fare arruolamenti di 700 unità, 600 unità, e poi ogni anno se ne vanno in pensione 1.000 unità, tra entrata e uscita non c'è un equilibrio. Quindi noi chiediamo che vengano fatti i bandi di concorso molto incisivi, cioè con numeri elevati, 1.500, 2.000, 1.800, insomma, che va ad equiparare, diciamo, in proporzione ai pensionamenti, cioè tutti ne escono e tutti ne devono entrare, perché sennò così non troviamo una soluzione, stiamo solo peggiorando. E poi c'è anche da precisare che attualmente il personale, quindi dei 36.939 unità presenti, quindi quelli che operano, la maggior parte è anziano, è anziana, è un personale anziano, quindi tutte persone che hanno 30 anni di servizio, 30, 31, 33, quindi prossima alla pensione. Quindi serve anche un cambio insomma, generazionale, no? Esatto, proprio sul discorso della carenza mi ricollego ad un'altra situazione che diciamo, non sta riguardando solo gli istituti penitenziari quanto tutto il mondo, ovvero l'emergenza pandemica per il Covid. Com'è la situazione all'interno degli istituti penitenziari per fronteggiare quello che è questo difficile periodo che stiamo vivendo? Allora, come le dicevo prima, nei 190 istituti penitenziari presenti in tutto il territorio italiano, attualmente sono ristretti 52.491 detenuti. Fortunatamente, considerando la pandemia Covid-19 in corso, noi negli istituti penitenziari è molto contenuta perché ai dati recenti ricevuti, noi abbiamo in tutti gli istituti un numero di 458 casi positivi. Quindi su 52.491 detenuti, 458 risultano essere, diciamo, presunti positivi, di cui 421 sono asintomatici, 17 sono sintomatici e 20 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere. Quindi diciamo che la pandemia, la diffusione del virus Covid-19 negli istituti penitenziari è abbastanza contenuta. Io parlo alla data di oggi, ma ciò non vuol dire che cioè noi abbiamo il pericolo dietro all'angolo, perché giustamente essendo una struttura dove purtroppo ci sono gli arresti, no? Portano detenuti in continuazione, cioè se oggi si fanno degli arresti, portano persone all'interno dell'istituto che possono essere soggetti a essere contaminati. Quindi noi, a parte il fatto che noi negli istituti penitenziari siamo organizzati perché ogni istituto ha delle sezioni di prevenzione, quindi chiunque arriva nuovo giunto viene messo in questa sezione e monitorato dai sanitari. Quindi c'è una prevenzione, c'è un monitoraggio in questo, non viene direttamente inserito insieme agli altri detenuti, ma viene filtrato attraverso delle sezioni messe lì proprio per fare prevenzione. Questo qui. E sembra che attualmente questo meccanismo sembra funzionare, anche perché all'ingresso ogni giorno tutto il personale che c'è in istituto a vario titolo gli viene rilevata la temperatura corporea. Quindi bene o male c'è uno screening, no?
fatto anche dalla protezione civile, che hanno installato delle tende lì proprio in ogni istituto fuori dal carcere. C'è il personale sanitario addetto dove rileva la temperatura corporea. Ripeto, sia il personale civile, anche a noi stessi, ogni turno che facciamo, chiamo cimo, e poi l'obbligo all'uso della mascherina, quindi all'interno noi usiamo la mascherina, e anche i detenuti ogni volta che si spostano da una cella all'altra, quindi usano la mascherina, e quindi diciamo che noi, nonostante l'emergenza e le difficoltà soprattutto che abbiamo dovuto affrontare, specialmente all'inizio, quando è scoppiata la pandemia, che eravamo impreparati, e nonostante tutte le numerose difficoltà di gestione, siamo riusciti a contenere la diffusione del virus negli istituti penitenziari. Segretario, mi permetto una domanda un pochino più personale. Presumo, perché non ho, come dire, una conoscenza diretta delle difficoltà che può essere quella di svolgere il ruolo di agente di polizia penitenziaria, ma volevo chiederle se le era arrivato in qualche modo un messaggio, magari una confidenza, da parte degli agenti, del tipo il lavoro che già viene svolto normalmente è difficile e c'è anche un po' di paura magari di poter contrarre il coronavirus ed andare a contagiare l'intera famiglia. Insomma, stiamo parlando di un rischio in più. Guarda, noi come poliziotti penitenziari siamo consapevoli dei rischi che corriamo ogni giorno, perché il lavoro nostro è gestire, insomma, i detenuti, tra parenti anche i delinquenti, gente associata ad organizzazioni mafiose. Ecco, è molto importante sapere che il Corpo di Polizia Penitenziaria è una delle quattro forze dell'ordine del nostro paese. Dipende dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Il compito principale del Corpo di Polizia Penitenziaria è appunto quello di gestire l'ordine, la sicurezza e la disciplina negli istituti penitenziari, ma svolge anche altri compiti, che sarebbero quelli di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale. Questo è chiaro. Quindi attualmente il Corpo gode di 16 specializzazioni, di cui una anche in fase di crescita, quindi arriveremo anche a 17, e operiamo su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo specializzazioni tipo il gruppo operativo mobile, che si occupa solo dei 41 bis, cioè detenuti sottoposti a regime carcere duro, tra virgolette, che sono i mafiosi, quelli che appartengono all'associazione mafiosa. C'è un gruppo che gestisce solo questa categoria di detenuti. Poi abbiamo anche il gruppo, il NIC, il gruppo di investigazione centrale, quello si occupa di fare indagini a livello nazionale. Poi abbiamo il famoso gruppo dell'unità cinofile, che opera in tutta Italia, anche in Campania abbiamo degli staccamenti, che si occupa per la prevenzione delle sostanze stupefacenti. Per l'istituto. Pure qui, insomma, poi ogni categoria ha le sue lacune, perché la mancanza di personale incide anche sul servizio delle specializzazioni, no? Restando nell'ambito della Regione Campania e riallacciandomi al discorso Covid, va segnalato ai nostri telespettatori che c'è stato un agente della Polizia Penitenziaria che ha perduto la vita nel carcere di Carinola ed è stata proprio avanzata una richiesta di aumentare il numero di agenti. Quindi, come dire, anche per quello che diceva lei prima, in questo momento la situazione è particolarmente delicata. Covid è presente e soprattutto c'è bisogno di investire perché il lavoro degli agenti, già difficile di suo, sta diventando davvero massacrante. Sì, oggi l'agente di polizia penitenziaria svolge un servizio massacrante appunto perché manca personale, quindi si ritrova a svolgere più posti di servizio, gestisce più detenuti rispetto alla normale. Lei pensa che attualmente un agente da solo gestisce intorno, quello più fortunato, intorno ai 66 detenuti, un agente fortunato. E poi quando c'è l'emergenza si passa anche
a gestirne 200, 300, un solo agente, quindi si capisce bene che c'è un'emergenza. Per quanto riguarda il Covid, da noi attualmente ci risulta dai dati forniti dal Dipartimento che abbiamo 516 agenti, diciamo, presunti contaminati Covid. 504 agenti si trovano a domicilio, quindi in quarantena, e giustamente sono sospetti, quindi in quarantena. 5 risiedono nelle caserme, quindi nel periodo, perché magari sono lontano da casa, quindi per precauzione rimangono lì, e 7 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda il collega che è deceduto lì all'ospedale di Carino, no, noi non entriamo in merito perché sicuramente ci saranno delle indagini in corso per capire effettivamente quali sono state le cause che hanno portato alla morte del nostro collega. Anzi, noi esprimiamo massima cordoglianza e le cordoglianze alla famiglia, siamo dispiaciuti perché comunque la morte non si augura a nessuno, però su questo noi siamo diciamo fiduciosi nella magistratura o chi sta indagando per capire le cause. Quindi noi su questo saremo molto vigili, insomma. Prima di proseguire con il dottor Olanda nella conversazione relativa al sindacato della Polizia Penitenziaria, ci fermiamo un attimo, piccolo break, restate con noi. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio, il tavolo della domenica. Questa sera il segretario generale del SIP, il sindacato di Polizia Penitenziaria, Carmine Olanda. Stavamo parlando della situazione all'interno degli istituti penitenziari della regione. Dopo il discorso relativo al carcere di Carinola, un altro caso particolarmente eclatante che ha riguardato le carceri campane è stata la rivolta di un anno fa a Santa Maria Capua Vetere, una rivolta dei detenuti che però ha comportato 44 avvisi di garanzia per gli agenti. Insomma, una situazione che ha fatto non poco clamore dal vostro punto di vista. Sì, come tutti quanti noi sappiamo anche dai mass media, un anno fa proprio precisamente tra febbraio e marzo e aprile ci sono state delle rivolte in alcuni istituti finanziari, mi sembra che gli istituti coinvolti erano una trentina più o meno. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania è stato vittima di una rivolta molto incisiva da parte dei detenuti. Hanno raso letteralmente suolo tutto il penitenziario, hanno dato fuoco, hanno rotto ogni cosa, hanno, diciamo, causato molti, molti danni, cioè quindi spese pubbliche. Però, ecco, l'unica cosa che noi come sindacato non tolleriamo è che gli agenti di polizia finanziaria, nonostante hanno sedato la rivolta, quindi hanno ripristinato l'ordine, la sicurezza e la disciplina all'interno dell'istituto, mettendo a repentaglio anche la loro vita, la magistratura improvvisamente emana 44 avvisi di garanzia a carico dei colleghi.
con l'accusa di maltrattamento e configura anche il reato di tortura. Boh, per carità, noi non entriamo in merito all'indagine della magistratura, perché noi siamo fiduciosi nella magistratura, però non condividiamo in un modo come sono stati notificati i 44 avvisi di garanzia agli agenti, perché quella mattina gli agenti di polizia finanziaria si stanno recando in servizio in divisa, quando all'improvviso spuntano le macchine dei carabinieri in borghese, che a sua volta fermano i colleghi in divisa, modificando gli atti giudiziari. Ma tutto questo però avviene davanti ai familiari dei detenuti che in quel momento stavano facendo ingresso nel penitenziario per fare i colloqui con i detenuti. Quindi questo scenario ha ridicolizzato la figura del poliziotto penitenziario. È una scena atroce, nessuno mai avrebbe voluto vedere quella scena. Quindi noi condanniamo le modalità di come sono state notificati i provvedimenti. Rispettiamo la magistratura, ma non condividiamo. Giustamente noi abbiamo fatto delle lettere, abbiamo scritto al ministro, all'ex ministro della giustizia, Alfonso Bonadele, la quale noi a lei gli puntiamo il dito perché la sua è stata una cattiva amministrazione. Lui su questo argomento ha fatto un silenzio atroce, non si è mai pronunciato. Lui durante la campagna elettorale si era riempito la bocca, la polizia finanziaria deve essere prima, tutte belle cose, ma in realtà silenzio assoluto, non abbiamo mai visto un'azione o qualcosa di incisivo, di importante, quindi siamo stati delusi. Per quanto riguarda invece il nuovo presidente Draghi, come mi stavi accennando prima, noi siamo fiduciosi alle sue parole, apprezziamo tutte le parole che ha detto il presidente, però rimaniamo sempre su più là. Noi rimaniamo con i riflettori accesi, perché fino a quando non vediamo fatti concreti, proprio che tocchiamo con mano, noi prendiamo atto delle sue parole, ma capito, fino a quando continueremo a denunciare tutte le cose. Come tra l'altro il nuovo ministro della giustizia, noi auspichiamo un grande lavoro, sicuramente sarà meglio del suo collega Alfonso Bonafede. Quindi noi auguriamo al nuovo ministro Marta Cartabia, che è il nuovo ministro della giustizia, un augurio, e auspichiamo che almeno lei, insomma, quello che dice lo mette in pratica. Quindi staremo a vedere il suo operato. In attesa dell'operato da poco avviato del ministro Cartabia, lo ricordiamo, ex presidente della Corte Costituzionale. Ecco, ma secondo lei questa storia di Santa Maria Capua Vetere con gli avvisi di garanzia e tutto, e precisando, come anche ha detto, il massimo rispetto per la magistratura italiana, come si concluderà? Ma noi speriamo che si archivia tutto nel più breve tempo possibile, perché i colleghi non possono essere accusati di maltrattamento, perché chi hanno fatto le rivolte non sono stati i colleghi hanno sedato le rivolte, e giustamente potete vedere anche i filmati che i detenuti stessi hanno pubblicato in rete attraverso dei telefonini che avevano, non è stata una rivolta con una semplice protesta, ma lì avevano sbranche di ferro, c'erano incendi, avevano rotto ogni cosa. Quindi non si poteva andare lì ad agire con un vassoio di passarelle. Si capisce che in quel caso bisognava agire in un modo determinato al fine di ripristinare la sicurezza e l'ordine dell'istituto. Di certo non potevamo andare lì, lo ripeto, con un vassoio di passarelle, proprio per dire ai signori detenuti per cortesia mettetevi seduti, quando dall'altra parte ci tiravano bombolette incendiate, sbranche di ferro, si erano barricati, avevano allagato ogni cosa, e quindi c'era un'emergenza veramente in corso. Ma questi sono dati e fatti che sono documentati, non è che il fatto che accusino i colleghi di maltrattamento e di tortura di fronte a quello che è successo mi sembra, insomma,
cioè, non lo possiamo neanche tollerare questa cosa, non è incredibile. Quindi noi auspichiamo che si archivi tutta questa cosa. Segretario, tra le tantissime difficoltà, come si è potuto anche intuire nel corso di questo nostro incontro, che devono affrontare gli agenti della Polizia Penitenziaria, ce n'è una che ho notato nella preparazione di questa intervista, ovvero il fenomeno sempre più diffuso dell'ingresso di sostanze stupefacenti nelle carceri, con modalità che potremmo dire, tra tante virgolette, innovative. Insomma, se da un lato c'è soltanto il limite della fantasia, dall'altro, da parte vostra, ci deve essere un controllo e soprattutto delle nuove meccaniche, dei nuovi strumenti per scoprire questi reati. Noi come sindacato più volte abbiamo segnalato ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, la quale anche lo stesso ex ministro Alfonso Bonafede, di potenziare i servizi per il contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, soprattutto potenziare l'unità cinofile, che attualmente in tutta Italia abbiamo 45 unità cinofile sparse in tutta Italia, in tutti i distaccamenti d'Italia. In questo caso in Campania ne abbiamo solo 9, ci sono 9 unità di polizia penitenziaria che è addetta al servizio dei cinofili, che operano nel territorio della Campania. Giustamente un cane non può fare più di 2-3 prestazioni a settimana. Quindi si capisce che quando il cane riposa ci dovrebbe essere un cane in sostituzione. Quindi il servizio di fronte a un istituto penitenziario tipo Santa Maria Capodete, Poggio Reale, che sono istituti importanti, no? Che hanno una quantità di detenuti abbastanza elevata, e lì i colloqui, l'ingresso, e poi i detenuti hanno affinato la tecnica, quindi riescono a far entrare la droga in ogni cosa, cioè la nascondono nei posti più impensati, sotto il vuoto delle pentole, dentro il pane, dentro le merendine, dentro le scarpe. Quindi l'unico mezzo di contrasto per avviare questa situazione sono i cani. Però bisogna potenziare il servizio, perché se non si potenzia il servizio noi non risolviamo niente, lo possiamo risolvere solo quel giorno, diciamo, fare fronte quando abbiamo la disponibilità di avere il cane presente in istituto e sopperire a queste emergenze. Certo, lei parlava dell'unità cinofila, in questo ambito i cani hanno sicuramente una grande abilità, non da ultimo leggevo che hanno addirittura addestrato i cani a fiutare il coronavirus, dunque potendo utilizzare questa loro abilità. Me ne viene un'altra per tentare in qualche modo di scovare eventuali pacchi sospetti, ma non basta il solo termoscanner. Allora, noi abbiamo il nostro dirigente sindacale Sabatino Della Monica, che si occupa proprio del settore cinofili, quindi dalle informazioni che lui mi fornisce e che noi, perché ci teniamo sempre aggiornati, sì, il termoscanner, il famoso metal detector, ci aiuta molto anche in questo a individuare, perché la tecnologia oggi si è molto accumulata, quindi il metal detector aggiornato con i software riesce in qualche modo a individuare le sostanze stupefacenti presenti all'interno dei pacchi, presenti all'interno di oggetti. Però diciamo che l'utilizzo del cane è quello più affidabile, cioè l'utilizzo del cane, praticamente dà un servizio migliore. Cioè il cane non sfugge, perché il cane la sente, il cane proprio, anzi noi come sindacato, cosa che il nostro dirigente sindacale Sabatino Della Monica ha detto ai cinofili, sta pressando anche di proporre l'addestramento del cane per il ritrovamento anche dei telefonini, per addestrare il cane anche contro le rivolte, cioè il cane antisommossa, da utilizzare anche in caso di sommossa, perché il cane comunque è un deterrente. Il cane, anche nelle traduzioni, noi abbiamo il servizio traduzione più interamente che ogni giorno
viaggia su tutte le strade italiane perché trasporta detenuti da una parte all'altra, da un istituto all'altro, oppure da un istituto a luogo di cura, o viceversa, o l'arresto domiciliare. Quindi c'è un continuo utilizzo dei mezzi, e quindi c'è una popolazione detenuta che viaggia su gomma. Utilizzare anche il cane in caso di traduzione è un deterrente, perché se dovesse scappare un detenuto, il cane può in qualche modo fronteggiare l'emergenza. Come al ritrovamento dei telefonini, c'è stato anche ultimamente abbiamo avuto questo boom di ritrovamenti di telefonini all'interno dell'istituto, e lo stiamo cercando di contrastare, quindi li togliamo, però abbiamo pochi mezzi di contrasto, quindi quello che noi chiediamo è avere maggiori mezzi di contrasto, perché purtroppo giustamente se non hai mezzi di contrasto, oppure ne hai pochi, poco fai. Questo è. Restando sul punto, anche per dare coscienza ai nostri telespettatori di fino a che può arrivare in concreto l'ingegno umano, ci può dire il posto più strano o l'alimento più curioso in cui è stato ritrovato un carico di droga o un microcellulare? Allora, il microcellulare è stato trovato addirittura all'interno di un salame. Mentre la droga sono state trovate all'interno delle merendine ben confezionate, quindi era confezionata la scatola, ben confezionata, addirittura nella singola merendina ben confezionata, all'interno c'erano gli uovi presenti, come magari dentro la pentola, no? Hanno fatto tipo una, l'hanno nascosta addirittura dentro una pentola. Cioè sotto la pentola c'era uno spessore, ma ci sono punti veramente dentro il pane, dentro le scarpe della ginnastica, dentro la cintura, lo spessore della cintura è un classico, addirittura se lo invogliono o lo nascondono, anche nelle parti intime arrivano a nasconderla, quindi utilizzano tutto ciò che può essere, si inventano di tutto e di più. Ecco perché ci vuole il cane, perché il cane, dovunque tu la puoi nascondere, il cane riesce in qualche modo a chiudarla e a individuarla. Esatto, ecco perché lei giustamente parlava di un bisogno fondamentale di incrementare la lotta a questi specifici reati. L'unità cinofile deve essere un servizio che deve essere immediatamente incrementato, perché comunque è l'unico mezzo di contrasto con l'esperienza provinciale. Se vogliamo fare contrasto, ci vogliono l'unità cinofile. Questo è chiaro. Sicuramente servono i mezzi giusti. Segretario, noi siamo praticamente in chiusura e mi permetto di chiudere questa nostra intervista chiedendole quelli che sono i progetti e gli auspici non solo del SIP, del vostro sindacato, ma se vuole anche quelli personali. Ma io, il mio auspicio è quello che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, o meglio le istituzioni più alte in grado, portano il corpo di polizia penitenziaria a essere un corpo come deve essere. Cioè il corpo di polizia penitenziaria, come ho detto prima, è una delle quattro forze dell'ordine del nostro paese, va valorizzato. Noi operiamo in tutto il territorio italiano, facciamo un lavoro occulto, nascosto, noi facciamo un lavoro molto importante per la nostra società, però purtroppo non siamo chiusi all'interno, cioè non riusciamo un attimino ad avere quella soddisfazione, no? Di poter operare a livello nazionale come opera la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza. Cioè noi chiediamo risorse, funzione personale, tutto ciò che comporta per poter operare come un corpo di polizia finanziaria, cioè come un vero corpo che noi tra l'altro operiamo, mandiamo avanti in servizio nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, riusciamo ad ottenere lo stesso risultato. Però adesso siamo ridotti all'osso, quindi non abbiamo più le forze e le risorse per poter andare avanti. Prima che la situazione degenera, noi chiediamo a queste nuove istituzioni di prendere immediatamente provvedimenti, ma provvedimenti che siano concreti, reali, subito, immediati, non parole. Le parole noi ne prendiamo atto, ma terremo i riflettori accesi e siamo pronti a scendere in campo se non vediamo risultati concreti.
perché noi come sindacato siamo arrabbiati, quindi questo noi lo mettiamo in chiara luce. E speriamo che le istituzioni possano recepire questo vostro messaggio ed intervenire nel modo che voi ritenete più opportuno. Segretario Landa, io la ringrazio per il suo tempo e le auguro un buon lavoro. Grazie a lei, magari ci risentiamo una prossima puntata. Grazie per averci invitato. Grazie. Ringraziando nuovamente il segretario generale del SIPE Carmine Olanda, questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Io ringrazio voi per averci seguito, vi do appuntamento come al solito domenica prossima alle ore 21:30 su Teleprima, canale 91. Grazie nuovamente e buona serata.